Un gruppo di Black Bloc ieri sera si è staccato dal corteo antifascista che era sfilato su Viale Trento e Trieste e ha preso di mira le filiali delle banche che si trovano in Via Dante, rompendo vetrine e telecamere di sorveglianza, scassando bancomat e forzando porte d'ingresso. Stamattina i passanti hanno trovato di fronte agli occhi cartelli che indicavano il pericolo di avvicinarsi, mentre frammenti e schegge erano sparsi sui marciapiedi. Molti commenti disgustati dei passanti, preoccupati e spaventati. Dico soltanto che gli estremismi non sono mai bene da nessuna parte, in nessuna direzione. La ribellione, come la, se la vogliamo proprio chiamare così, io preferisco chiamarla cambiamento. Non si ottiene né con la violenza né con le vetrine rotte. I negozi sono stati risparmiati, tranne quello della Wind. I bersagli sono stati scelti con cura, tanto più dopo la scelta della Banca Centrale Europea di acquistare titoli pubblici e privati, facendoli pagare in buona parte agli stati. Pesante il bilancio dei feriti, tra i carabinieri medicati all'ospedale, colpiti alle gambe. Disgusto e amarezza per l'assalto alla sede dei vigili urbani, dove si trovava anche il sindaco con alcuni assessori. I vetri sono stati spaccati con l'obiettivo di tirare lacrimogeni all'interno. Gli agenti che si trovavano al pian terreno sono saliti per tempo al piano superiore. All'interno della sede di Piazza della Libertà, frantumi e schegge ovunque, all'esterno passanti costernati e camionette dei carabinieri. Si è parlato di 1 milione di euro di danni in tutto, per le banche pagheranno le assicurazioni. Stamattina i passanti si scambiavano i racconti di chi ha assistito alle violenze dalla finestra mentre gli operai riparavano i danni più gravi. Secondo l'ultimo bollettino medico, le condizioni di Emilio Visigaldi, ancora in coma farmacologico, restano stazionarie.